4 senza pesi leggeri, una specialità che mi è a cuore perché categoria pesi leggeri con Martino Goretti tutto l'anno in raduno. Com'è andata questa gara? Abbiamo fatto una bellissima gara. Gli inglesi sono stati veramente veramente difficili perché sono partiti a tutta, sono messi davanti e non ci mollavano più. Noi abbiamo lavorato molto sul passo, sugli attacchi e alla fine l'abbiamo spuntata noi, però loro sono stati veramente veramente forti e difficili da battere. Questa barca è una barca giovane, lui è l'unico reduce dalle Olimpiadi, due campioni del mondo in due senza, un altro ragazzo giovane, volenteroso. Come è andata questa settimana di affiatamento? Bene, fortunatamente dopo tante prove, provando questa barca ci siamo subito trovati. Poi Martino ne capisce di 4 senza, se sono stato alle Olimpiadi. Io e Armando comunque ci troviamo in due senza, siamo campioni del mondo. E lui è stato molto bravo ad inserirsi con noi. Abbiamo trovato subito un buon feeling con la barca. Perfetto. E l'organizzazione, il pubblico, com'è stato? Molto emozionante perché comunque tanti applausi, tanto tifo e diciamo che in chiusura anche quello ha aiutato molto. A chi dedicate questo titolo europeo? Io lo volevo dedicare al mio allenatore Vittorio Altobelli che ha compiuto martedì scorso 40 anni e poi a tutti quelli che mi sostengono. Luca? Io voglio dedicarlo a tutto lo staff della federazione e alle Fiamme Oro che ci sostengono sempre. Martino, a chi dedichi questa medaglia d'oro? Vabbè, sicuramente alla mia ragazza Giulia che è arrivata seconda nel doppio senior, anche lei ha una peso leggera e ha ben figurato nel doppio senior prendendo una medaglia con gente molto molto più pesante di lei. Rispetto ai raduni a Piedilupo, com'è stato allenarsi e prepararsi qua a Varese? Beh, lo vedete anche voi, è un lago spettacolare, grande, dove si possono fare tanti tanti chilometri. A noi è servito anche per trovare l'assieme, perché non dovendo girare ogni 2000 metri, qui prendi il giro e vai. E poi comunque l'albergo, l'ambiente, è proprio tutta un'altra cosa. Qua si può preparare veramente una gara come si deve. Speriamo che si continui a lavorare su questo lago perché veramente è un ottimo posto dove allenarsi. Infatti gli inglesi e svizzeri si preparano qua per le Olimpiadi, abbiamo visto le medaglie che hanno preso. Albergo Mariuccio, quindi sì, fantastico. E comunque rispetto alle sistemazioni di Piedilupo non c'è niente da dire.